Con il doppio dei detenuti rispetto alla capienza regolamentare, anche il carcere di Venezia vive in una situazione di grave sovraffollamento. Tra queste mura, quasi un detenuto su due è definitivo, in una struttura che nasce come casa circondariale, non adatta e non pensata, quindi, per gestire le lunghe reclusioni. Costruito nel 1926 in pieno centro cittadino, nonostante i lavori di ristrutturazione, il carcere non ha alcuna possibilità di ampliare i propri spazi. Una situazione, questa, che rende molto difficili le attività trattamentali all'aperto. Essendo una struttura molto, molto antica, come si vede, è studiata per una capienza di 160 detenuti, in tempi dove le attività erano ridotte o poco, diciamo così, studiate, e l'istituto è carente. Gli spazi sono senz'altro proprio minimi, gli spazi aperti. Così come gli spazi per le attività, gli spazi chiusi, ma con gli spazi chiusi in qualche modo siamo riusciti comunque a migliorare la situazione. Per gli spazi aperti questi sono, non possiamo fare altro. E certamente mettere tante persone in uno spazio piccolo, anche se all'aperto, sicuramente non è una cosa. Per il sovraffollamento questo è un altro elemento, diciamo così, che non aiuta neanche nel momento di cosiddetto dell'ora d'aria, un'ora d'aria compressa. Si lavora in condizione di stress fortissimo, perché basta una parola detta male, uno spintone, una pestata a un piede fatta anche per caso, da un'etnia a un'altra, e in una situazione come questa chiusa, sfido chiunque a risolvere una situazione di rissa. È molto, 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 molto pericoloso. Quindi il lavoro va fatto sempre col trattamento, il lavoro va fatto sempre prevedendo tutte le situazioni e cercando di sensibilizzare gli stessi detenuti con le attività, con i colloqui, con il rapporto anche diretto tra personale e detenuto. È completamente difficile la convivenza in una cella di 8, una cella di 3. Il problema principale è il sovraffollamento. Nelle celle, oltre agli spazi risicati, c'è poca luce. Il carcere di Venezia infatti è molto vicino alle case circostanti, che fanno ombra. Per garantire la privacy sono stati montati dei vetri opacizzanti, che tolgono però ancora più luce ai detenuti. Io sono arrivato qua e non sapevo parlare. E ho avuto la fortuna di andare a scuola. Qui dentro? Qui dentro. Ho fatto la scuola di straniero, di lingua, ho imparato qua. Il detenuto sta tutto il giorno nella cella pensando, ha un pensiero. E quello penso che è il problema per una persona. È una persona che sta tutto il giorno a letto o tutto il giorno che non fa niente, quando va fuori che fa? Quello che io rimpiangerò sempre, fino a quando io quello di non essere stato buon padre per i figli. Mio figlio è venuto l'altro giorno a trovarmi, più alta di me, 14 anni, più alta di me. Cioè, mi ha detto delle cose che mi avete detto, quando mi metto, papà, quando metto la testa a posto? Ho due bambine. E non la sento da 2 anni. Prossima settimana in Uruguay c'è un'udienza per la patria potestà. Quasi sicuro la perdo, è la più grande. Io ho speranza di ritornare al paese, di lavorare come ho lavorato sempre. Lo so come sono sbagliato, io sono d'accordo che sbaglia paga la vita. Però la speranza è l'ultimo che si perde. Penso che qua dentro uno tutta la notte quando va a letto pensa a lo che va a fare domani. E uno lo che vuole fare è questo, stare con la famiglia, tutti i valori che ha, che fuori uno non sa lo che sono i valori. Qua dentro uno capisce tanti valori della vita.